Principe Rodolfo, detto Rorò, proveniente dal Greenwich Village di New York, dove vive in un deposito di bidoni, noto pittore astrattista da poco convertito alla souk art, cioè pittura che come colori usa i succhi di frutta, per cui il quadro, oltre che ammirarlo, si può anche leccare. Per mio espresso volere, il testamento viene aperto prima della mia sepoltura. Lascio ai miei tre diletti nipoti, quali unici eredi, la somma complessiva di 1 miliardo di lire. Che ci faccio io con 200 milioni? La birra? A Monte Carlo, con 200 milioni, sarai sempre un morto di fame. Invece io devo mettere a terra un Assis, Miarcos, Rockefeller. A me, per finanziare un mio film e sotterrare quella fanatica di Soraya, mi ci vogliono almeno 800 milioni. Io so benissimo che tu nella scatola del veleno per topi avevi messo lo zucchero e che avevi avvelenato il mio tè. Perciò avevo rimesso il veleno per topi nella scatola del veleno per topi. E in più tu non sai di avere in mano la tazza che avevi avvelenato per me. Quanto a te, il tè avvelenato da lui, bevitelo pure fino in fondo. Non rideresti tanto se tu sapessi che poco fa io ti ho messo davanti il tè che avevi scambiato con lui. E che l'unico tè non avvelenato me lo sono beccato io.